Nella seduta dell'8 aprile il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità dei votanti la legge che abolisce il contributo annuale dei gruppi consiliari. Il provvedimento prosegue il percorso intrapreso per il maggiore contenimento dei costi della politica. Rendere omaggio a una vita dedicata allo studio, alla cultura e all'impegno civile con la mostra I luoghi e la memoria, istantanee su Norberto Bobbio, all'ufficio relazioni con il pubblico fino al 14 maggio, e il convegno in Sala Viglione interrogando Bobbio a 10 anni dalla morte. Promosso dalla Consulta Europea del Consiglio regionale, il progetto Summer School presentato a Palazzo Lascaris ha come obiettivo quello di investire sulla formazione di alto livello internazionale, promuovendo un centro di istruzione aperto a laureati e giovani professionisti. L'Accademia di Agricoltura ha inaugurato per il 4º anno consecutivo a Palazzo Lascaris l'anno accademico. Nata come società agraria nell'Italia preunitaria, ha ottenuto tra l'altro l'istituzione della facoltà agraria all'Ateneo Torinese e la realizzazione del corso di laurea in scienze forestali. Dal 2 al 4 aprile Torino ha ospitato il Parlamento degli studenti organizzato da Agora Scienza in collaborazione con il Consiglio regionale del Piemonte, la città di Torino e l'Ufficio scolastico regionale nell'ambito del progetto internazionale European Student Parliaments. Dal 1 aprile al 26 maggio a Palazzo Lascaris, 5º appuntamento per collezioni minime. In esposizione una vetrina con alcune copie di The Botanical Magazine of Flower Garden Displayed, la rivista di botanica fondata nel 1787.